questo ultimo appuntamento del nostro corso online che era sugli orientamenti pastorali, sulla preparazione del matrimonio e della famiglia. E stasera vedete che il titolo è Un nuovo annuncio del Vangelo del matrimonio e della famiglia. E inevitabilmente per parlare di un nuovo annuncio dobbiamo anche presentare in maniera molto sommaria la nostra Amoris Laetitia, perché è quello il nostro nuovo annuncio del nostro funzionale, ma penso di tutta la Chiesa italiana e del mondo. E quindi stasera faremo qualche collegamento degli orientamenti pastorali con l'Amoris Laetitia, che è la nostra esortazione apostolica di riferimento. Noi stiamo girando in tantissime diocesi, ci chiedono tantissimi incontri, sia le coppie, le famiglie, sia i preti, i vescovi, proprio perché l'Amoris Laetitia diventi il pane quotidiano, il pane che il buon pane caldo che possiamo gustare tutti insieme. In questo cammino di formazione che abbiamo condiviso in queste serate, gli orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia ci hanno aperto ad un nuovo sguardo, sottolineando che il vero soggetto dell'accompagnamento dei fidanzati e delle famiglie è la comunità cristiana. Non solo la famiglia è diventata un'attenzione di tutta la Chiesa, ma l'Amoris Laetitia mostra come per rispondere alle sfide dell'attuale contesto culturale ci si è messi alla scuola della famiglia illuminata dal Vangelo. È il poliedro frutto della sinodalità, che descrive bene le varie sfaccettature che fanno la Chiesa e la rendono come una famiglia, dove i membri, pur assomigliandosi, sono unici e differenti. Ci sono voluti ben due sinodi, una doppia consultazione di popolo, che è una cosa straordinaria, una vera novità storica, perché il Santo Padre ci donasse un cambio di passo, così incisivo, forte della collegialità di cui questo testo, l'Amoris Laetitia, risplende. L'attuale successore di Pietro ha riscritto parole già pronunciate con una musica totalmente nuova. Chi vuole affrontare e vivere l'Amoris Laetitia deve ricordarsi bene questa frase. Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Ci vengono in mente le tante coppie di conviventi di oggi, ci vengono in mente le famiglie ferite, ci viene in mente ogni coppia che vive comunque le sue crisi permanenti, passeggere, oppure anche purtroppo a volte che durano tanto tempo, che mostrano come le famiglie di oggi vivono lo spirito nella fragilità. Per troppo tempo abbiamo costruito barricate producendo una competizione tra vicini e lontani, finendo per diventare noi stessi i lontani della prospettiva di Gesù Cristo. Per accompagnare le famiglie di oggi, le famiglie attuali, soffocate dalla crisi lavorativa o da un lavoro che fagocita tutto il tempo, famiglie spesso nate da lunghi periodi di convivenza, occorre un nuovo volto di comunità cristiana. In quanti giovani c'è un profondo desiderio di fare una famiglia, che non trova compimento per la mancanza di stabilità lavorativa, purtroppo. Molti restano per lungo tempo conviventi e alcune non arrivano alle nozze, soprattutto perché sposarsi è percepito come un lusso, soprattutto nella Chiesa del Sud, dove la celebrazione del matrimonio è una celebrazione molto costosa, molto macchinosa. Fra i padri sinodali è emersa la consapevolezza che molte volte abbiamo agito con un atteggiamento difensivo e sprechiamo energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità. Ecco, il matrimonio è proprio questa strada di felicità. Ancora prima di essere il segno della sua decadenza, è prima di tutto una realtà profondamente positiva. Probabilmente ci è mancato nelle nostre comunità un annuncio gioioso del sacramento del matrimonio, da vivere nell'attuale contesto culturale con tutti i suoi limiti. Occorre vivere il passaggio dal precariato affettivo al per sempre dell'amore coniugale. E siamo chiamati a distribuire con gioia la forza dell'amore. E l'Amoris Laetitia quindi diventa un annuncio prima di tutto ai conviventi. Sempre più infatti tra le giovani generazioni
si sta diffondendo l'uso della convivenza prima del matrimonio. È il segnale chiaro di una paura che si insinua nei cuori e paralizza il desiderio di fare una famiglia. C'è infatti la paura del per sempre, in una sorta di precariato affettivo che soffoca i sogni dei giovani, mescolandosi anche con oggettive difficoltà, purtroppo legate alla mancanza di un lavoro, alla crisi economica e sociale, di una società che non sostiene purtroppo i legami familiari e si rimane eternamente aperti ai passaggi da un affetto all'altro. Si condividono le stesse pareti di casa, ma manca quello che oggi è il dono più prezioso, il proprio futuro. In chi convive non c'è mai stato un chiaro atto in cui offrirsi reciprocamente alla persona amata attraverso una promessa. In realtà però non manca solo l'essersi promessi l'uno con l'altro, l'essersi scambiati questa promessa che è una cosa importantissima, ma occorre anche sentirsi amati insieme e chiamati a edificare la Chiesa e la società. Ecco allora l'importanza di rinsaldare la promessa originaria di quell'amore e addomesticare le paure. Le prime pagine della Genesi ci offrono le radici dell'amore coniugale. In principio, la nudità, segno della creaturalità, non era un problema. La paura entra nel cuore dell'uomo con il peccato. Come dice Genesi al capitolo 3, versetto 7, allora si aprirono loro gli occhi e tutti e due conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ma nei Vangeli sapete bene che le piante di fico sono regolarmente senza frutti, sono sterili. Quelle maschere che coprono la nudità sono anch'esse sterili. E l'uomo non sa più rispondere alla domanda fondamentale: dove sei? Come con profonda sapienza teologica spiegava Papa Benedetto XVI, l'uomo che ha smarrito Dio purtroppo smarrisce anche se stesso ed è colpito nei suoi affetti fondamentali. È come se il suo cuore fosse paralizzato dal senso di onnipotenza che lo avvelena. Questa goccia di veleno la chiamiamo peccato originale. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà, la vastità grande e creativa della libertà del bene. Per guarire da quella paura occorre una Chiesa che rigenera, una Chiesa capace di accompagnare nello stile della famiglia. E la parola accompagnamento è una parola fondamentale per la nostra pastorale così fragile di oggi. Si tratta allora di approfondire il senso della legge della gradualità, enunciata da San Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio al numero 34, fino a portare alle conseguenze di un adeguato sviluppo pastorale. Non è una gradualità della legge, ma una gradualità nell'esercizio prudenziale degli atti liberi, in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. La soluzione è ancora una volta imparare dalla famiglia. Di solito i genitori, a meno che non si tratti di despoti assoluti, non applicano le regole in modo categorico, senza distinzione rispetto ai figli. Cercano piuttosto di comprendere le tappe che ciascuno sta vivendo e gradualmente educarli, sollevando dalle cadute e insegnando la pazienza come sguardo reciproco da percorrere tra fratelli. Nello stesso modo, da parte nostra, occorre apprendere l'arte della sapienza pastorale nei confronti di chi è uscito dalla porta della Chiesa e non la sente più come la sua casa. Vale a dire, si tratta di generare processi più che dominare spazi. Il tempo inizia processi e lo spazio li cristallizza. È evidente infatti che occorre un accompagnamento più articolato nel tempo e più capace di intercettare i giovani conviventi e di ridestare in loro, con un annuncio colmo di bellezza, il desiderio di compiere il matrimonio, di sposarsi nel Signore.
Già la familiare sconsorzio al numero 81 indicava la strada da percorrere. Sarà cura dei pastori e delle comunità ecclesiale conoscere tali situazioni e le loro cause concrete, caso per caso. Avvicinare i conviventi con discrezione, adoperarsi con un'azione di paziente illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza familiare cristiana. Pensate, già la familiare sconsorzio parlava di caso per caso. E poi chiaramente Amoris Laetitia riprende questo termine e lo porta fino agli estremi, cioè lo porta a viversi veramente in una gradualità che è sempre di più un accompagnamento pastorale. Nello stesso tempo, oltre ai conviventi, occorre accompagnare anche i fidanzati, guidandoli nel cammino di preparazione al matrimonio. Una sorta di iniziazione al sacramento. Questa deve diventare la preparazione al matrimonio per i fidanzati. Una sorta di iniziazione al sacramento. In questi anni la preparazione al matrimonio si è rinnovata ampiamente e ormai in moltissimi casi è un lungo e consistente itinerario. Pensate, nella diocesi di Nicosia si svolgono almeno 32 incontri. Nella diocesi di Noto, mi dicevano in questi giorni, se ne svolgono 28 in preparazione al matrimonio. E si è accompagnati in questo percorso da un'equipe che accompagna per tutto il percorso, si tratta di un vero e proprio cammino di fede e soprattutto si genera una relazione nuova e persistente con la comunità ecclesiale. Ecco, questi quattro ingredienti sono indispensabili per la preparazione al matrimonio. Se mancano queste quattro condizioni, si tratta evidentemente di una preparazione fragile. Infatti nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio. E non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscono a quel patto possibilità reali di stabilità. Possibilità reali di stabilità. L'itinerario di preparazione allora deve quindi essere un cammino di discernimento vocazionale sul matrimonio. Come un saggio architetto, dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non possiamo rischiare di dare certificati di abitabilità a case che non hanno fondamenta, a matrimoni che non hanno un vero fondamento solido. E la base più solida da offrire è far uscire da una concezione solitaria del patto, del matrimonio, per porre un fondamento diverso, che questa concezione non sia solamente autoreferenziale, ma incontri la comunità cristiana. Non si tratta chiaramente di dare ai fidanzati tutto il catechismo, né di saturarli troppo con troppi argomenti. Interessa più la qualità che la quantità. E bisogna dare priorità insieme ad un rinnovato annuncio del Kerygma a quei contenuti che trasmessi in modo attraente e cordiale li aiutino a impegnarsi in un percorso di tutta la vita con animo grande e liberalità. D'altra parte è chiaro che l'obiettivo fondamentale di un percorso di preparazione al matrimonio, come abbiamo ripetuto più volte, è riagganciare quei nubendi alla comunità cristiana. Se si fallisce in questo contesto, tutta la comunicazione dei contenuti rischia di essere evidentemente un fallimento. In molte diocesi si preparano ancora i nubendi attraverso lezioni frontali di esperti. Questo metodo non permette alle coppie di fidanzati di interagire tra di loro e soprattutto di sentirsi parte di una comunità. Sarebbe più utile creare dei gruppi di fidanzati animati da coppie di sposi animatori, che possano approfondire di più le relazioni tra loro
e partecipare più attivamente alla preparazione del loro sacramento. Un'idea molto efficace è quella che la coppia animatrice inviti a cena a casa sua le coppie del proprio gruppetto, per innescare un virtuoso scambio di relazioni nella condivisione e nell'amicizia. Inoltre, sono indispensabili alcuni momenti personalizzati, dato che l'obiettivo principale è aiutare ciascuno perché impari ad amare quella persona concreta con la quale desidera condividere tutta la vita. In tal senso è fondamentale formare coppie che siano autentici compagni di viaggio in un aiuto da famiglia a famiglia. Si tratta di sentirsi affidati a una piccola chiesa domestica, perlomeno sin dal momento in cui si va dal parroco per fissare la data del matrimonio, innescando un vero e proprio tutoraggio che in futuro potrà salvare anche da crisi profonde. Bisogno infatti di un nuovo annuncio lieto sul matrimonio e nello stesso tempo di cucire una rete sociale solida, riscoprendo che insieme si possono superare gran parte di tutte le crisi. Ce lo raccontano i volti di tante belle famiglie che si sono sostenute a vicenda e per le quali le cadute hanno segnato non l'interruzione di un percorso insieme, ma una nuova opportunità di comunione. Infatti, quando si hanno i giusti aiuti, si superano anche le più grandi difficoltà. La comunità cristiana deve quindi innescare nel tempo, verso il matrimonio, relazioni significative che risultino come la rete per chi insieme si getta dal trapezio. Per questo, nella preparazione dei fidanzati, si deve poter indicare loro luoghi e persone, consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà nel cammino. Accanto alla preparazione dei fidanzati, chiaramente poniamo l'attenzione anche a come accompagnare nei primi anni della vita matrimoniale. Il sì che si sono scambiati, dice Amoris Laetitia, è l'inizio di un itinerario. Se la parrocchia si trasforma e diventa segno di una chiesa in uscita, assumendo un volto missionario, anche i gruppi sposi usciranno dall'aria asfittica che talvolta vi si respira, un'aria chiusa, un'aria viziata. Questo implica realizzare un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni concrete. Occorre avere la stessa creatività che cerchiamo di vivere con le proposte fatte ai giovani. Il rischio, infatti, è che finita la luna di miele nei primi momenti del matrimonio, l'altro inizi gradualmente a mostrare i suoi limiti e pian piano si diventa estranei sotto lo stesso tetto e dentro lo stesso letto. Questo fa sì che l'amore venga sostituito a poco da uno sguardo inquisitore e implacabile, dal controllo dei meriti e dei diritti di ciascuno, dalle proteste, dalla competizione o dall'autodifesa. Questa sorta di disillusione sull'altro è un passaggio per imparare gradualmente ad amare, un passaggio normalissimo. E se si hanno i giusti aiuti, ci si può immergere nella palestra del perdono quotidiano che è proprio il matrimonio. La maturazione dell'amore implica di imparare a negoziare, dice Papa Francesco. Non è un atteggiamento interessato o un gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio dell'amore vicendevole, perché questa negoziazione è un intreccio di reciproche offerte e rinunce per il bene della famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale occorre sedersi a negoziare nuovamente gli accordi, in modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che vincano entrambi. Il matrimonio è un po' come l'esperienza della lotta di Giacobbe, non so se l'avete sentita ancora nella Bibbia, quando passò il guado dello Yabok, lottando con Dio. È una lotta che può trasformarsi in un abbraccio di benedizione reciproca, segnata dalla promessa dell'Altissimo. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Da lì nasce Israele, un popolo che ha fatto esperienza della propria debolezza e della forza divina, come avviene nel matrimonio. Si tratta allora di scoprire all'interno del matrimonio un amore artigianale, rendersi cioè a vicenda più uomo e più donna. La virilità e la femminilità non sono fatte per la competizione, ma per la reciprocità e per aprirsi al dono dei figli, al dono della vita. Il tema dell'apertura alla vita, ma anche della scoperta del figlio come dono e mai come diritto addirittura pretesa, è fondamentale per il gelido inverno demografico che si vive oggi in Italia. Occorre allora riscoprire il senso pieno di umane vite, in particolare della paternità e maternità responsabili di umane vite 10, che la visione profetica del beato Paolo VI ci offre. Nello stesso tempo, apertura alla vita non può significare chiusura all'intelligenza e richiede con cuore ampio e generoso di rispettare i tempi di distanziamento delle nascite e le situazioni reali delle famiglie. C'è poi la questione della solitudine e del senso di isolamento che si percepisce quando nasce un figlio. Pensate quante difficoltà vive la coppia al primo figlio. Solo una rinnovata solidarietà tra le famiglie, insieme chiaramente ad autentiche e sperate politiche familiari, provocheranno una nuova primavera demografica per il nostro bel paese. Per questo la famiglia è, possiamo dire che è una fabbrica di speranze, perché senza la famiglia viene meno la comunità cristiana e non c'è futuro per la società. Spero che allora questo cammino che abbiamo condiviso in luce degli orientamenti in preparazione al matrimonio e alla famiglia ci sia veramente servito per aumentare la nostra consapevolezza che, nonostante le difficoltà di oggi, il matrimonio e la famiglia sono il più bel Vangelo vivente da annunciare a tutti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza. Grazie, Don Enzo. In questo momento possiamo cominciare con le domande o con qualcun dubbio che hanno avuto tra questa trasmissione. E qualcuno, solamente una persona, due, e mi hanno detto che non sentivamo bene a Don Enzo. Tutti gli altri l'abbiamo sentito benissimo, con una voce chiara. Penso che questa persona sia il suo computer, deve controllare un po'. Però, se no, e noi domani invieremo come sempre la registrazione. Certo, grazie, grazie. Grazie, Don Enzo. E cominciamo con le domande. Le ricordiamo che per fare le domande in diretta devono cliccare sulla manina alzata e così noi le apriamo il microfono. Se qualcuno non ce l'ha il microfono, potete farlo attraverso il chat per iscritto. Vediamo, mentre qualcuno... Vediamo se arrivano le domande. Scegliamo una manina. Sì, pronto, Giuseppe. Buonasera. Ciao, Don Enzo. Sono Pino con Maria Silvia e con tanti dell'equipe nostra e di altre parrocchie di Vittoria. Ciao a tutti a Vittoria, ciao Pino, ciao Silvia. Siccome sei stato chiaro ora e sei stato chiaro le altre volte che sei stato da noi ci siamo messi in contatto solo per salutarti, perché domande non abbiamo da fartene. Ti saluto con grande affetto, è sempre la Sicilia del mio cuore. Un abbraccio, ci vediamo in aprile ad Assisi, a Dio piacendo. Ci sei? Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie, sempre, ciao. Aspettiamo le domande un attimino, se arrivano. Oggi sono tutti un po' usciti,
hanno capito tutto, è tutto chiaro, Don Enzo, ha parlato benissimo. Aspettiamo, aspettiamo un po' le domande. Meglio è in diretta, e così le sentiamo. Vediamo se vogliono, sì, c'è un'altra mano. Apriamo un attimino, che controllo chi è. Sì, pronto, Giorgio, puoi parlare, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì? Sì, bene. Certamente siamo due coppie che prepariamo i fidanzati che non vengono da un'unica parrocchia, ma da molte parrocchie diverse. Siamo di Macerata. Capiamo che è importante la relazione. Nuova coppia di fidanzati, nuova coppia di famiglie con la comunità. Per noi è problematico perché vengono proprio tra l'altro da paesi, da città diverse. Com'è possibile? Qual è il valore di questa relazione? Noi potremmo sollecitare a un certo punto che si rimettano in contatto con i propri parroci, eccetera. Ma è complicato. Però ne capiamo l'importanza. Se lo puoi esplicitare meglio. Sì, molto volentieri, sì. E qui si tratta di, perché guardate, questa è un po' l'impostazione del futuro, perché sempre più nel futuro ci sarà una collaborazione tra parrocchie, dove in un luogo si svolge la formazione in preparazione al matrimonio e nelle altre magari si svolge la vita concreta, insomma. Quindi questo sarà il futuro un po' della formazione al matrimonio. Qui bisogna costruire una rete di relazioni tra famiglie, soprattutto una rete con loro, con i fidanzati, anche se vengono da altre parrocchie, cercando di creare un calore umano, una relazione che va al di là della distanza e che li aiuta anche a vedere il luogo di formazione come un continuum con la loro comunità cristiana, una piena continuità con quello che vivono nella comunità, perché lì trovano delle famiglie e dove si formano trovano anche lì delle famiglie, delle coppie che li accolgono, ecco. Quindi capisco che la difficoltà è maggiore perché hanno provenienze diverse. Occorrerebbe stabilire dei contatti innanzitutto con le singole parrocchie, con le singole comunità cristiane, e poi creare anche un clima caldo dove voi proponete il percorso. Bene, ti ringraziamo. Grazie, grazie. Grazie. Apriamo adesso a Mario. Sì, buonasera Mario. Buonasera, Don Enzo. Buonasera. Buonasera Mario. Senti, io ho Tu scritto anche sei Mario Scarano della diocesi? di Aversa. Aversa. Mi trovo Grumolevano in provincia di Napoli. Ah, benissimo. Sì. Senti, io volevo chiedere, sarebbe il caso che durante la preparazione dei nubenti ci sia la presenza anche dei genitori? Perché tante volte i genitori sono quelli che consigliano e danno la strada ai figli e quindi sono quelli che hanno più influenza su questo. Quindi io direi anche alla partecipazione loro, noi li invitiamo, però loro sono un po' resti a venire, a entrare, ma sarebbe bello se la cosa fosse, diciamo, aperta, esplicitamente anche ai genitori. Guarda Mario, è una bellissima idea. Pensa che nella diocesi di Udine ci sono addirittura tre incontri con le famiglie di origine dei nubenti, perché si è capito che la famiglia di origine resta un punto di riferimento nel bene e nel male. Nel bene perché può essere un aiuto alla nuova coppia e veramente aiutarli in tutto, accompagnarli. Nel male perché purtroppo a volte interferisce un po' troppo e quindi Esatto.
E quindi a volte preclude anche il cammino insieme. È il distacco. Il problema è appunto il distacco del figlio. È proprio il distacco il problema, sì. E quindi anche qui istruire un po' e fare un percorso di formazione condiviso anche con le famiglie di origine sta diventando indispensabile, indispensabile. Magari un incontro, due incontri. Come ti dicevo, la diocesi di Udine ne fa addirittura tre con le famiglie di origine. Io nella preparazione, ecco, ho provato qualche volta. C'è stato qualche volta che hanno partecipato, però ecco, sono molto restivi i genitori. Ci vorrebbe secondo... magari invitateli a un aperitivo, a un rinfresco, a qualcosa, cioè ci vuole qualcosa di leggero per poi farli per, entrare per nel attirarli, per attirarli. Ci vorrebbe un incentivo molto di più da parte della Chiesa per questo. E lì si deve creare un po' la mentalità, sì, e quindi la mentalità si crea nel tempo. Esatto, sì. Grazie. Grazie Mario, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie Mario. Adesso le leggo, sono arrivate domande per iscritto. Un attimino, cominciamo per... Per Enrico, Lucia e Enrico di Trecate Novara, loro dicono: nel cammino di preparazione al matrimonio, quali devono essere le tappe imprescindibili per un discernimento serio sulla vocazione al matrimonio? Sì, mi sembra che le tappe che vi dicevo prima. Io torno indietro così ve le faccio vedere perché sono veramente importanti queste. Vediamo un attimo di farvele vedere bene. Eccole. Queste sono fondamentali, cioè che l'itinerario sia lungo e consistente. E gli orientamenti dicono almeno 12 incontri per dire un anno, ma sarebbe molto utile che fosse anche di più perché... Vi faccio solo l'esempio che noi ci mettiamo 7 anni per diventare preti e liquidiamo magari gli sposi in 7 incontri, insomma, quindi è totalmente insufficiente una preparazione con pochi incontri. Un'equipe che accompagna il percorso di formazione è indispensabile, cioè occorrono degli animatori del matrimonio, occorrono degli animatori del percorso che aiutino i nubenti a diventare grandi nell'amore, cioè ad essere comunque presenti a loro stessi, consapevoli di quello che vivono. Un vero cammino di fede perché è la Chiesa, prima di tutto la comunità cristiana, che fa maturare la bellezza del sacramento e quindi questo significa chiaramente tirare in ballo la fede, tirare in ballo Dio e chiedere veramente cosa c'entra Dio nel loro amore. E poi da ultimo anche questa relazione nuova e persistente con la comunità cristiana che spesso manca perché loro hanno vissuto lontanamente per un bel po', quindi chiaramente c'è il bisogno proprio di questo. Grazie. C'è un'altra domanda, ci sono diverse, vedo se hanno la possibilità di dirla in diretta. Don Mario? Sì, pronto, buonasera. Credo che non c'è il suono del microfono. Ok, le leggo io. Dice, ci puoi dire qual parola sull'aiuto reciproco che il sacerdote può offrire alla coppia con il suo amore nel celibato e che coppia può che mano, sì, con il celibato e che la coppia può? Sì. Beh, guarda, allora, io non mi vedo però, Soledad, non mi vedo più con la telecamera, non so perché, ma non... Per vederci, dove dice a destra, nel Go to Webinar, ci le dà un clic, se verrà anche. Eccomi, eccomi, sì, ecco. Sì. Adesso sì. Mi vedo. Va bene. Adesso...
No, adesso non mi vedo più. Non si vede perché in questo momento la presentazione occupa tutta la finestra, tutto lo schermo. Ok, Ancora sì. adesso mi vedo bene. Ok. Niente, l'aiuto innanzitutto è un aiuto che riguarda il valore del celibato, perché il celibato è una donazione della vita al Signore totalmente, ma soprattutto la propria comunità cristiana, cioè la comunità dove si vive e dove si offre il proprio servizio ministeriale. E questo dono per sempre riflette un po' il dono degli sposi che si donano totalmente l'uno per l'altro, sono fatti l'uno per l'altro. Quindi il dono del celibato trova nel sacramento dell'ordine la propria piena espressione, come il dono di uno dell'altro nel matrimonio trova la piena espressione nel sacramento del matrimonio. Quindi qui c'è un bel parallelismo tra il celibato e il matrimonio, perché tutti e due sono due vocazioni che sono fatte l'una per l'altra e sono fatte anche a livello sociale l'uno per l'altra, perché costruiscono la Chiesa. Nello stesso tempo la bellezza di avere un sacerdote che lavora con le famiglie è un dono ricchissimo anche per la comunità cristiana, perché rendersi conto che il sacerdote non può vivere da solo, non può attuare il proprio ministero presbiterale da solo, significa allargare tutti quei confini della parrocchia che non sono confini scritti sulla carta, come una volta c'erano i confini parrocchiali, ma sono confini relazionali, dove il sacerdote ha bisogno delle famiglie e dove sente che la comunità cammina con le gambe delle famiglie, respira con le famiglie. La Chiesa come corpo è un corpo vivo perché ci sono le famiglie. E quindi è bello vedere come il sacerdote può aiutare queste famiglie a vivere in comunione tra di loro, al proprio interno e anche al proprio esterno, e quella comunione diventa il centro anche della propria comunità, della propria Chiesa, della propria parrocchia. Questo è indispensabile. Grazie. Le ho una domanda di John Bosio, ma lui dice che scrive dagli Stati Uniti. Vedo prima se c'è il microfono, e così le sentiamo da lontano, però vicino a noi. Sì, John? Sì, va bene. Ah, lo puoi fare in diretta meglio? Vuole? Sì. Sì? Proverò, però il mio italiano è un po' povero. Sentiamo. Vorrei sapere se in Italia si fa la benedizione del fidanzamento con i fidanzati e le loro famiglie. Qui è un'idea, un ideale, però in pratica è molto difficile farlo. Come si fa in Italia? In Italia in Italia è prevista una benedizione dei fidanzati a livello liturgico, cioè si celebra una liturgia della parola con annessa una benedizione particolare dei fidanzati, o nel momento della messa, quando nella celebrazione eucaristica si presentano a tutta la comunità, oppure, come ti dicevo, in una liturgia della parola ad hoc che serve per loro e magari anche per tutta la loro famiglia. Quindi si può magari coinvolgere anche la famiglia di origine, le famiglie di origine, o si possono coinvolgere tutti coloro che poi parteciperanno alla celebrazione del matrimonio. Ecco, questa io penso che sia una bella occasione. In tante parrocchie si crea questo momento liturgico perché si dia importanza a coloro che fanno un cammino di preparazione al matrimonio. Penso che sia una bella occasione. Sì, grazie. Grazie. Prego. Ma è negli Stati Uniti e dove c'è? Sì, vivo negli Stati Uniti, vivo nella città di Nashville, e lavoro con coppie come fate voi. Infatti, mia moglie ed io abbiamo appena finito di preparare un programma per coppie. Però qui negli Stati Uniti la preparazione non è molto lunga. Il nostro programma prevede circa 6 o 7 incontri tutto assieme, però è basata sul principio di coinvolgere tutta la comunità
nel cammino dei fidanzati durante la preparazione e anche dopo la preparazione. Grazie molto mille. Grazie a voi. Grazie. Si ha seguito questa trasmissione prima? Sino... Sì. Ah, ok, sì, sì. Perché questa registrazione sono in la CEI. E così è possibile che le possano aiutare. Sì, grazie. Niente. Sì, noi registriamo tutto e poi abbiamo a disposizione quello che abbiamo detto, insomma. Grazie. Apro un attimino, apriamo il microfono a Giulia. Non posso aprirlo. Sì. Giulia, un attimino. Che posso... Sì, adesso sì, è aperto. Sentite? Sì, buonasera. Sì, mi sentite? Buonasera, sono da Bologna, nonna, mamma, sposa, eccetera, eccetera. Buonasera Giulia. Parlava prima, bellissimo il paragone, il parallelo del celibato col matrimonio e di come queste due vocazioni si aiutano. Allora, la domanda che volevo porre è questa. Sul catechismo della Chiesa Cattolica c'è una frase che dice, che mi sembra pagina 415, che dice che il matrimonio è una realtà del mondo presente che passa. Il sacramento del matrimonio passa o la realtà del due in una carne ha una specificità oltre la vita? Questa è la domanda, visto che è un sacramento. Sì, il sacramento del matrimonio è storico, quindi sì, passa e finisce quando alla morte del coniuge, alla morte di uno dei due coniugi. Però è chiaro che allora, il legame che c'è nell'amore reciproco è un legame talmente forte che tanti che perdono la loro persona cara e il loro coniuge rimangono comunque affettivamente attaccati a questa persona e lo saranno per sempre, sicuramente. Su questo argomento... Storicamente passa, cioè con la fine, con la morte di uno dei coniugi, la persona infatti si può risposare, cioè può vivere un altro matrimonio con un'altra persona, un vedovo può risposarsi. Ecco, su questo argomento, scusate, perché è un argomento importantissimo per noi sposati, no? È il nostro obiettivo, il per sempre, giusto? E non solo con l'affetto, ma anche con il corpo, perché il due in una carne esiste, giusto? Ecco, allora, partendo da queste considerazioni coinvolgenti e totali della coppia, no? Che vivono il sacramento in Cristo, questo argomento qui lo trovo non sviluppato, nel senso che diversi cardinali a questa risposta hanno dato una risposta di continuità del sacramento, proprio perché esiste la carne e il due in una carne, ecco. È un argomento dove noi sposati dobbiamo rifletterci molto bene, molto bene. Il discorso dei vedovi è un discorso ovviamente contingente. Quello che mi chiedo io è questo: il fine del sacramento ha un'eternità, sì o no? E se io mi sforzo come coniuge di diventare santo, come tutti i cattolici dovrebbero fare, è ovvio che un conto è arrivare in cielo santi da single, celibi, ok? Sì. Un conto è arrivare in cielo da sposati, del due in una carne, perché la mia santità si è formata col mio sposo. Ma questo è bellissimo. Mi ha cambiato. Però se il tuo sposo purtroppo viene a mancare, la sua santità non è che si ferma, la sua santità può continuare o mantenendosi legata al suo sposo idealmente
e spiritualmente, oppure vivendo con un'altra persona. Certo. No, ecco, io chiedevo di fare questa riflessione perché la questione non è chiara e fino adesso si è arrivato con questa risposta che viene perpetrata da diversi tempo. Invece con la nuova concezione io posso parlare di Caffarra, che il quale mi segue moltissimo in questo, e anche lui è per la continuità del sacramento, perché si appoggia moltissimo agli studi del bellissimo magistero di Giovanni Paolo II sulla realtà della carne e della coppia. E per me è stata una rivelazione. Io non ho niente in contrario su questo, cioè può essere veramente un'idea teologica di qualche cardinale, però la Chiesa ha sempre offerto la possibilità per chi vuole, chiaramente chi si sente, di vivere un altro matrimonio dopo la morte certo, del coniuge. Certo, ma questo, no, questo sì, no, questo no, non è una disquisizione, volevo solo fare la domanda e capire come lei interpretava la cosa. Posso solo dire che esiste anche questo nuovo approfondimento che sta partendo. Esiste, molto bello per noi sposi, che è una cosa che mi fa andare giù di testa come ragionamento, perché ovviamente per noi che ci amiamo, insomma, ecco, basta, mi fa molto chiuso. Piacere. Chiuso. Grazie, Ione. Bene. Grazie di tutto, perché è interessantissimo tutto. Seguo sempre, ho fatto anche dei corsi di prematrimoniali in diverse parrocchie sulla comunicazione, eccetera, e mi interessa moltissimo di tutto, perché è un argomento che ci tocca moltissimo a noi sposi. Arrivederci. Arrivederci Giulia, grazie. Apriamo adesso a Paola. Sì, pronto. Buonasera. Io vorrei portare la nostra esperienza. Siamo Paolo e Andrea della Diocesi di Parma. E sì, Paolo. Purtroppo sono da sola perché mio marito ha avuto un impegno. Noi siamo animatori del corso appunto prematrimoniale. E, volevo portare la nostra esperienza su alcuni argomenti che sono stati trattati proprio stasera, e poi volevo fare un paio di domande. Allora, per quanto riguarda gli incontri con le famiglie, questo suggerimento lo trovo molto interessante, e volevo chiedere se sarebbe meglio fare gli incontri con i genitori in modo separato dai fidanzati, tipo, non so, una serata solo ed esclusivamente con loro, toccando magari degli argomenti che non siano, per esempio, non so, delle ripetizioni con i fidanzati, eccetera, e proprio capire eventualmente che argomenti trattare. E per quanto riguarda questo argomento, noi facciamo effettivamente una serata cinema. Adesso io non voglio fare pubblicità, però proiettiamo il film Casomai, perché proprio tratta del coinvolgimento che hanno i genitori, gli amici e anche i testimoni nella vita della coppia, quindi nella nuova famiglia che si va a formare, e appunto questa serata cinema è aperta agli amici, testimoni, genitori, eccetera. Quindi noi l'abbiamo un po' interpretata in questo modo, ma sarebbe interessante invece sapere se c'è un suggerimento ulteriore. E poi volevo... vado avanti con le domande? Sì. Ok. No, per quanto riguarda invece la messa dedicata ai fidanzati, magari una particolare benedizione per loro, eccetera, noi abbiamo approfittato della consegna dei certificati come momento proprio d'accoglienza anche all'interno della comunità, quindi scegliamo una domenica subito dopo la fine del corso in cui pubblicamente consegniamo i certificati ai fidanzati, proprio facciamo una sorta di appello, li chiamiamo all'altare, glieli consegniamo un po' come succede, non so, per le prime comunioni o quelle cose lì,
E quindi ecco, ci sono le intenzioni specifiche per i fidanzati, quindi per le nuove famiglie che si formano, eccetera. Quindi non so, questo potrebbe essere magari un suggerimento anche per altri corsi. Poi volevo chiedere questo, si parla di un percorso quasi di un anno o comunque di 9 mesi, eccetera. Noi questo problema ce lo siamo posto a livello di parrocchia. È una cosa che spaventa, devo dire la verità, ma non tanto gli animatori o insomma la comunità e la parrocchia, eccetera. Ma purtroppo dobbiamo essere un po' realisti. Molti si iscrivono all'inizio per ottenere il certificato per sposarsi, ok? Poi scoprendo gli argomenti, eccetera, si entusiasmano e non è così, però prima ovviamente non lo sanno e quindi vanno dove sono più comodi e guardano anche la durata del percorso. Quindi noi che abbiamo aggiunto, per dire, da 2 o 3 anni un incontro in più, che poi in realtà è un ritiro spirituale, il problema ce lo siamo posto. Per fortuna non abbiamo avuto defezioni, però ecco, ci sono anche i cosiddetti corsi full immersion, quindi una coppia che magari deve scegliere potrebbe scegliere quello più conveniente per loro nel senso di durata. Ecco, quindi questo aspetto volevo capirlo meglio, nel senso che o è una cosa che tutte le parrocchie fanno a livello di diocesi, eccetera, oppure se poi c'è una differenza di durata, c'è il rischio che magari le coppie vadano tutte da una parte e gli altri corsi restano vuoti. E poi volevo capire anche un'altra cosa, il ricorso agli specialisti. Io ho capito benissimo quando l'ha detto questa cosa qua, perché chiaramente crea una certa distanza magari con i ragazzi, eccetera. Però vorrei fare una differenza, cioè ma non per esperienza personale, che effettivamente in alcuni casi c'è un utilizzo un po' spinto di questo strumento, ma mi chiedo se per esempio in alcuni casi, quando per esempio si parla di fertilità, ecco, noi abbiamo fatto ricorso ad un esperta informatrice del metodo Billings, per esempio, che quindi ha prospettato i metodi naturali sicuramente in un modo migliore di come potremmo farlo noi. Ecco, ecco, quindi volevo dire, forse come in tutte le cose ci potrebbe essere anche una giusta misura, ecco. Io ho finito con le domande. Grazie Paola, sento che sei proprio partecipe di questo percorso e che sei anche molto operativa, quindi ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Cerco di rispondere a tutte le tue domande. La prima riguarda la serata con le famiglie di origine. Io ti consiglierei di fare una serata separata, cioè le famiglie di origine e poi in un altro momento le famiglie di origine insieme ai loro figli. Quindi se potete farne due sarebbe già una bella cosa. Riguardo al certificato, alla celebrazione con il certificato di fidanzamento, è molto bella l'idea, la facevamo anche noi nella mia diocesi. In tante diocesi del nord si fa si consegna questo certificato, anche perché è l'occasione per presentare i nubendi alla comunità cristiana. E gli orientamenti parlano anche di ricordare nelle celebrazioni eucaristiche con qualche preghiera dei fedeli i fidanzati che si preparano al matrimonio, o fare delle celebrazioni ad hoc nell'anniversario magari del 14 febbraio, di San Valentino, degli innamorati o di qualche altra circostanza. Questo è molto importante. Magari anche celebrando l'anniversario di matrimonio delle famiglie si possono coinvolgere anche i fidanzati. Il percorso di un anno, sì, dovrebbe essere diocesano. Perché? Perché l'importante è creare mentalità, altrimenti veramente gli sposi scelgono
anche le scorciatoie, dove ci sono meno incontri, dove c'è meno impegno, eccetera. Puntare alto significa coinvolgere la diocesi, il vescovo, gli operatori di pastorale familiare, gli uffici di pastorale familiare diocesani e tutti coloro che vogliono creare veramente una mentalità nella quale la preparazione al matrimonio e alla famiglia è il centro della preparazione a una famiglia vera, insomma una famiglia che si sposa nel Signore. Il ricorso agli specialisti, è vero, ci vuole una giusta misura. Sarebbe il top, ma proprio l'ideale, se questi specialisti seguissero tutto il percorso. Cioè se ci fosse una coppia che magari fa un intervento sul metodo Billing, ma poi segue tutto il percorso dei nubendi e li accompagna per tutto il percorso. Questo sarebbe il massimo, cioè se ci fossero tante coppie che fanno il loro intervento quando serve, con la loro specificità e con la loro professionalità, e nello stesso tempo umanamente seguissero anche le coppie dei nubendi. Grazie. Apriamo adesso Raffaella. Sì, buonasera Raffaella. Buonasera, sono Ciro, il marito. Ciao Don Enzo. Ciao Ciro. Ciao, allora volevo tanto ringraziarti per le cose belle, chiare e speranzose con le quali ci hai condotto stasera. Volevo ringraziare l'esperienza che abbiamo fatto tutti insieme, perché è stata un momento di riflessione importante che ha cercato di coinvolgere anche diverse famiglie qui da noi a Carnate. E ecco, e io volevo lanciare, visto che siamo alla fine, una riflessione, una proposta, anche per una riflessione sulla preparazione remota dei fidanzati e dei giovani a questo punto, perché ecco, lo scotto che spesso incontriamo quando abbiamo questi giovani fidanzati, a volte non più giovani, è proprio di non avere dietro le spalle un background, un cammino di fede. Ecco, e quindi la riflessione sulla vocazione all'amore mi sembra, no, nell'esperienza che faccio io nella mia parrocchia, nella mia diocesi di Milano, è che se la riflessione sulla pastorale dell'amore non si intreccia con le diverse e i momenti della vita di una persona, rischia che poi, ecco sì, noi stiamo facendo di tutto, ecco, però dobbiamo creare un po' questi collegamenti. Io vedo anche la catechesi, no, della preparazione ai sacramenti della comunione, della cresima, ecco, quelli possono diventare, come dire, piccoli ganci, no, richiami che ti portano poi al momento del matrimonio, invece sia per i ragazzi e sia per i genitori. Ecco, elaborare una pastorale, so che non è semplice, ecco, però penso che il futuro sia una pastorale dell'amore che intreccia i vari momenti della vita. Ecco, cosa ne pensi? Guarda, è una bellissima idea, e anche noi crediamo veramente nella preparazione remota al matrimonio. Sarebbe l'ideale creare un intreccio virtuoso tra uffici, prima di tutto, quindi l'ufficio di pastorale giovanile insieme all'ufficio di pastorale familiare, insieme all'ufficio della pastorale catechistica, perché veramente ci sia una sinergia di forze che ci aiuta a mettere a punto degli percorsi, degli itinerari di educazione all'amore, di approfondimento dell'amore, del corpo, della bellezza, della corporeità, della mascolinità, della femminilità, di tutto quello che riguarda l'alfabeto dell'amore, gli ingredienti fondamentali dell'amore. Quindi io sono d'accordissimo con te, e bisogna lavorare molto, molto su questo, perché non dobbiamo lasciare le coppie così, farle ritornare solamente al momento del matrimonio dopo 15-20 anni di latitanza dalla Chiesa, ma dobbiamo invece accompagnarle a compiere i passi
necessari per scoprire gradualmente che cosa significa amare. Quindi sono d'accordissimo con te. Ecco, Don Enzo, se posso ancora. Ecco, volevo chiederti un esempio di comunità educante, nel senso, quando si parla di questo, un'immagine concreta che si prende di questa comunità che si prende cura di queste coppie. Guarda, l'immagine può essere quella dei discepoli di Emmaus, insieme all'immagine del buon samaritano. Discepoli di Emmaus perché sono disposti ad accompagnare, a fare un tratto di un percorso, un cammino insieme. Del buon samaritano perché sono disposti a guardare dentro le ferite, non averne paura, a caricare anche l'uomo ferito sulla giuntura del proprio cavallo, del proprio asino e portarlo alla locanda dell'uomo ferito che è la Chiesa. Quindi queste due immagini sono importantissime per noi, cioè da una parte mettersi accanto per camminare insieme e fare un pezzo insieme di strada e dall'altra parte non aver paura delle fragilità. Grazie. Grazie a te, ciao. Abbiamo un'altra di Giorgio. Sì, pronto, buonasera Giorgio. Buonasera. Un'ultima domanda. Volevamo sapere proprio le tematiche, gli argomenti da trattare nel percorso di preparazione delle coppie al matrimonio. Quelli fondamentali. Cioè quelli, diciamo, quelli fondamentali, non tutti ovviamente. Ma gli argomenti sono tanti. Prima di tutto si parte sicuramente da una visione antropologica, no, del percorso, dove ci si scopre innamorati, dove ci si scopre diversi, differenti, tra maschio e femmina, dove si coniugano le differenze, si fanno diventare comunione. Dove si costruisce un dialogo, dove si cerca una comunicazione nella coppia, un dirsi le cose, un dirsi la verità, un essere autentici, cioè c'è tutto un percorso che ti fa entrare poi nella bellezza del sacramento e quindi anche nella dimensione teologica del percorso, non solamente antropologica, dove si scopre la bellezza di un sì per sempre, dove si vede che il sì se lo sono detti tanti nella Bibbia, dove ci sono tante figure, tante icone bibliche che accompagnano il cammino, tante figure, tante icone di sposi che rimangono fedeli per tutta la vita, dove c'è un sì di Cristo alla Chiesa e quindi questa fedeltà che diventa dono di sé, dove c'è un sì anche nostro, da parte nostra, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, quindi anche lei è chiamata a dire un proprio sì. Cioè ci sono tante caratteristiche, insomma, del matrimonio, ecco. Bene, grazie. Grazie, Don Enzo. Grazie, allora. Don Enzo, solo le leggo una domanda già per finire. Una le danno le grazie dalla parrocchia Don Bosco. Pace bene a tutti. E grazie a tutti per la bellissima esperienza, la parrocchia di San Giovanni. Un attimino perché in questo momento è entrato un'altra domanda e ho perso l'altro. Questo era della parrocchia di San Giovanni Bosco di Bologna. Ah, benissimo, grazie a voi. E anche una domanda che era qui da molto tempo di Alessandro Casablanca che diceva: Don Enzo ha detto che l'incontro frontale è superato e è più utile una sorta di tutoraggio con incontri mirati e personali, ma spesso è difficile trovare molte risorse nella parrocchia. Probabilmente bisogna formare e formatori per poter offrire ai fidanzati e futuri sposi un adeguato supporto. Non lo so se c'è qualcun commento da dirle. Sì, io faccio un commento che è vero che ci vuole anche un minimo di formazione, però ci vuole anche un po' di coraggio nell'osare un po' di più nelle comunità cristiane. Quindi
quando vediamo che una famiglia vive con gioia il matrimonio da qualche anno, dobbiamo veramente sentire il desiderio di coinvolgerla, e coinvolgerla significa anche affidarla ad altre famiglie che stanno diventando famiglia, perché magari questa coppia convive da qualche anno, perché magari hanno in mente il matrimonio ma non sanno ancora che cosa significhi vivere insieme, perché, o perché magari vivono un momento difficile tra di loro. Ecco. Bisogna avere il coraggio di osare, il coraggio di affiancare coppie normalissime, normalissime, senza grandi preparazioni teologiche, a fianco ad altre coppie di giovani, perché crescano nell'amore. Grazie. E per ultimo, io che dobbiamo finire, apriamo a Mirko. Sì, Mirko, pronto? Mirko Angelo? Sì. Ho attivato qualcosa? Sì, c'è il microfono. Potete fare già la ultima domanda. Sì, sì. L'ascoltiamo. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Mi sì? Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Pronto, noi non sentiamo, però provo lo stesso a fare la domanda. Ok. Grazie, l'ho anche scritta. Chiamo dalla diocesi di Como, di cui con mia moglie siamo i direttori dell'ufficio, e con un'equipe stiamo accompagnando i fidanzati nella nostra parrocchia vicariato. La nostra difficoltà, nonostante da quasi 10 anni abbiamo elaborato un testo e un progetto di accompagnamento dei fidanzati che si chiama A due li mandò, la comunità cristiana accompagna il cammino dei fidanzati, che praticamente raccoglie tutte le indicazioni che sono presenti anche negli orientamenti. La grande fatica nostra è riuscire ad uniformare la proposta in tutte le realtà della nostra diocesi. Quindi qual è il trucco che si deve dare o c'è per poter realizzare questa cosa? Vi ringrazio tanto a nome di tutti, dell'equipe nostra, per la chiarezza e la ricchezza delle indicazioni che sono state date anche questa sera e per tutto l'itinerario che abbiamo seguito con attenzione. Grazie. Grazie a voi Mirko per quello che fate. Io penso che la bacchetta magica non ci sia, il trucco non c'è, però si può aiutare un po' la situazione innanzitutto diffondendo con i sacerdoti il vostro itinerario, il vostro percorso, condividendolo magari anche con il vescovo, in modo che ci sia anche da parte dei sacerdoti un approfondimento e si possano offrire degli strumenti concreti alla pastorale, cioè a coloro che vivono la pastorale, quindi sacerdoti, coppie di sposi e coloro che preparano i fidanzati, cercare di avvicinare queste realtà e cercare di condividere il più possibile il vostro percorso. Ecco, questo è quello che vi posso indicare semplicemente. Grazie. E io per ultimo, l'ultimo e finiamo, che oggi siamo già in più, dice da Salvatore, grazie per l'esperienza che abbiamo vissuto in casa in 6 coppie di animatori, e questo sono dalla parrocchia di San Giuseppe di Bari. Con questo dobbiamo già finire, se vuole dire qualcosa in più, Don Enzo? Beh, io ringrazierei tutti per la pazienza dell'ascolto e per aver condiviso con noi questo itinerario come Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare. È stata una bella occasione per approfondire gli orientamenti, magari chissà, magari in futuro ne proporremo un altro percorso anche per la Moris Letizia, chi lo sa, valuteremo anche con il direttore Don Paolo Gentili, insomma, come offrirvi e come esservi vicino con un percorso differenziato. Ecco. Io vi saluto tutti, vi ringrazio per aver seguito finora in tutte le serate e aver condiviso con noi questo percorso, e vi ringrazio veramente per tutto il servizio che fate alla famiglia e per tutto il Vangelo che predicate al matrimonio e alla famiglia. Ecco, questo è il mio ringraziamento a tutti voi. Grazie, grazie a Don Enzo e a tutte le persone che hanno partecipato in questo percorso.
Anche un ringraziamento anche a Soledad, un grazie anche a Soledad che ci ha seguito tutte le sere. No, no, per me è un piacere, io sono imparando moltissimo con questi percorsi. Grazie a tutti e ci vediamo a presto. Buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, ciao.